Poracci, bentornati o ben... Oggi venerdì poraccio, perché vi farò vedere i miei ultimi acquisti a tema retro gaming. È da un po' che non propongo questa rubrica, ma so che ci sono molti collezionisti tra di voi che non vedono l'ora di scoprire come faccio a diventare sempre più poro. Quindi tenetevi forti, perché oggi di sicuro andrò a sbloccarvi un sacco di ricordi, andando a scavare nel passato di Nintendo e delle sue console portatili. Ma prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like se questo genere di video vi piace, a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e a seguirmi su tutti gli altri social. Inoltre, se proprio vi sentite dei real poracci, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i miei mini in HD. Prima di entrare nel vivo del video, qualche notizia al volo. Ah no, fermi tutti, ho sbagliato format. Dicevamo, qualche acquisto minore. Nell'ultimo periodo ho preso per Switch, oltre a Super Mario 3D World, anche Little Nightmares 2, cinematic platform che vi consiglio di provare assolutamente se siete amanti del genere. Per avere le spese di spedizione gratuite, ho aggiunto questa action figure di Diddy Kong presa direttamente da Tropical Freeze. Solitamente non colleziono amiibo o cose del genere, ma avevo bisogno di un micro acquisto ed è andata così. Ovviamente c'è anche la tastiera di Impara con Pokémon, avventura tra i tasti, ma di questa periferica assurda vi ho già parlato in un video dedicato che, se non lo avete fatto, dovete vederlo assolutamente. Tra l'altro, a fine video, ci sarà un'altra periferica fuori di testa per DS, ma andiamo con ordine. Iniziamo con questo mini lotto di titoli per 3DS. Si tratta di 5 giochi pagati in totale 25 euro. Un ottimo prezzo, soprattutto se considerati i titoli che si annidano al suo interno. Li ho recuperati da Euronix, che circa un mese fa stava svendendo tutti i giochi 3DS nel tentativo di svuotare i magazzini. I giochi sono nuovi, ma sono anche tutti senza cellophane e alcuni addirittura non hanno i libretti di istruzioni e il materiale informativo, quindi chissà che giri strani hanno fatto, ma anche in queste condizioni, a un prezzo del genere, credo comunque di aver fatto un bel affare. I primi due titoli sono due giochi Pokémon della settima generazione, ovvero Sole e Ultraluna. Erano entrambi completi di tutto, ma Sole ha la copertina un po' rovinata. Anche se possiedo già una copia limited di Ultraluna con la steelbook e una copia di Sole, ma senza libretti, le ho prese per riutilizzare gli inserti e magari rivenderle in un secondo momento. C'è poi Kirby Triple Deluxe, anche questo pallita, ma purtroppo senza manuali. È il classico platform di Kirby in 2.5D ed il primo episodio della serie ad arrivare su 3DS. Io ho giocato solo Planet Robobot, che ne è una diretta evoluzione, e sono curioso di provare anche il suo predecessore. Tra l'altro al suo interno è incluso il minigioco Kirby Fighters, di cui recentemente abbiamo visto il seguito standalone sull'eShop della Switch. A completare il lotto ci sono due vere chicche. La prima è Fire Emblem Ecos, pallita, completo di tutto. Non è tra i Fire Emblem più rari, ma a 5 euro non potevo lasciarmelo sfuggire. Uscito nel 2017, doveva essere la culminazione della serie su console portatile ed è un remake del secondo episodio uscito nel 1992 su Super Nintendo, ovvero Fire Emblem Gaiden. Sebbene tecnicamente sia un gioiellino, particolarmente apprezzata è stata la presentazione grafica e la presenza di dialoghi doppiati, molte delle novità introdotte nel gameplay, come l'assenza del triangolo delle armi, hanno fatto storcere il naso ai fan più tradizionalisti. Chissà, magari una chance gliela darò, anche se non sono un esperto di Fire Emblem. E a completare il lotto, una vera perla, Dragon Quest 8, pallita e completo di tutto. Il più classico dei JRPG uscì originariamente su PlayStation 2 nel 2004 in Giappone e nel 2006 in Europa. Fu il primo titolo che provai della serie e mi piacque tantissimo. Questa è una versione migliorata che aggiunge due nuovi personaggi arruolabili nel party e la presenza dei mostri nell'overworld al posto dei combattimenti casuali. Oltre ovviamente a tante piccole migliorie e aggiunte. I Dragon Quest su 3DS sono estremamente rari, quindi se ve ne capita uno a portata di mano vi consiglio di recuperarlo senza pensarci su due volte, soprattutto a questo prezzo. Passiamo ora alla Wii con uno spin-off che ho preso perché me lo avete consigliato in molti e ho scoperto che ho segnato l'infanzia di tantissimi di voi. Mi riferisco a Poképark per Wii. Questa è una copia in buone condizioni, pallida e completa di tutto, tra cui le coloratissime istruzioni e i vari flyer promozionali. Ammetto di non sapere quasi nulla di questo gioco,
se non che nei panni di Pikachu esploreremo un parco giochi dove sfidare in vari minigiochi i Pokémon che abitano le diverse zone del parco. Non lo so, visto quanti di voi sono affezionati a questo Poképark, mi è capitata l'occasione di recuperarlo e l'ho fatto un po' impulsivamente. Vi farò sapere se mi piace. Torniamo intanto sul DS ed ecco un titolo che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. New Super Mario Bros. Questa edizione è triangolo marrone, l'unica commercializzata in Italia, che vedeva box e manuale scritto in tre lingue diverse, spagnolo, portoghese e italiano. Al suo interno c'è il libretto multilingua e anche i punti del club Nintendo da grattare, e questi inserti, anche se non tenuti benissimo, la rendono una copia completa di tutto. Il gioco è un must have su DS e sono sicuro che lo conoscerete tutti quanti. Si tratta non solo del primo gioco nella sottoserie dei New, ma anche il primo titolo di Mario a presentare una grafica in 2.5D e nuovi power-up come il Mega Fungo. Con oltre 30 milioni di copie vendute, è veramente un crimine non avercelo in collezione e sono felicissimo di averlo finalmente recuperato. E a proposito di titoli che non si possono non avere se si colleziona per Nintendo DS, ecco Zelda Phantom Hourglass. Ho faticato un po' per reperire una copia in ottimo stato come questa, è pallita e inoltre sono presenti tutti gli inserti tenuti con cura maniacale. Sembrano praticamente nuovi. Il gioco è un diretto seguito di The Wind Waker e sebbene non sia tra gli episodi più riusciti della serie, dava comunque una bellissima dimostrazione delle capacità del DS, sfruttando a dovere il suo sistema di controllo basato su touchscreen. Appena finisco A Link to the Past su Switch, questo me lo rigioco tutto d'un fiato. E per chiudere in bellezza, poracci, ecco un'altra periferica dalla dubbia utilità per Nintendo DS. Walk With Me con addirittura doppio contapassi. Non due. Allora, l'oggetto presenta ancora i sigilli di garanzia e per ora non lo apro, ma presto vorrei parlarvene in un video dedicato, proprio come ho fatto per la tastiera Pokémon. Si tratta proprio di un contapassi a cui veniva associato un software per organizzare in statistiche giornaliere tutte le proprie attività motorie. Un oggetto che oggi risulta sostanzialmente inutile, essendo superfluo in un mondo dominato dagli smartphone. Ma che ci posso fare? Certe cose mi affascinano troppo e rappresentano degli oggetti che sembrano provenire da un passato remoto, quando in realtà questa periferica uscì appena una decina d'anni fa. Fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere un unboxing e magari saperne qualcosa di più. E poracci, questo era tutto per il video di oggi, ma anche per la settimana. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi recuperi e soprattutto se vi ha sbloccato qualche ricordo. Come al solito potete supportare il canale come meglio credete, con un like, iscrivendovi e attivando la campanella delle notifiche, seguendomi su tutti i social. Sono piccoli gesti ma per me sono fondamentali. In ogni caso vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Poro, Michele Poro, ciao!